ragazzi, eccoci qui oggi con la prova della beta di Wulong. Ok, qua c'è l'equipaggiamento, mi dice cosa devo fare. Ah, ok. Forse devo andare a equipaggiare qualcosa. Dobbiamo equipaggiare queste, dai. Mi piacciono le spade, le preferisco a altri tipi di armi. Qui per cambiare, no, R2 più la mia arma, ma noi ci rimettiamo la spada singola perché la preferisco. Prendi la mira e con R spostati. Va bene, questi sono i classici comandi di attacco leggero, attacco. Vabbè, questi sono i classici comandi di anche di Gnono. Mi sembra che sia così, se come si giocasse Gnono. Ora, ho giocato un po' di tempo fa, però. Ok. Ora vediamo un po'. R1 quadrato, un'arte marziale, vabbè. R1 triangolo, R1 più triangolo, R1 più triangolo, no, R1 più quadrato, forse con l'altra arma R1 più triangolo, R1 più triangolo. Cos'è questa specie di albero? L'avete visto? No? Queste specie di radici che abbiamo su cui puoi schivare. Devi a schiva e difendere. Partiamo con difendere, la cosa più semplice. D'accordo. Semplicemente premendo cerchio. Con questo schivo. Ho sbagliato. Ok. R1 più attacco di pianto. Ok. Buona come tecnica. Abbiamo preso lo spare, ce l'ha passata da sola. Sì, ce l'ha passata da sola. Devi a colpo critico. Ah! Quello hanno questa specie di albero quando usano mosse speciali. L'albero non so cosa sentite voi, ma io non è che lo so troppo bene. Cioè, musica non ce n'è. Ah, non riesco. Vuoi dire che muoio il tutorial? Devo bloccarlo, però mi sento. Deviava con L1 cerchio, giusto? Ah, ok. Una cosa che non farò mai, colpo fatale, d'accordo. Ok, questa è molto slide, questa cosa. È molto backstab. Mi ha fatto il tutorial? Perché? È The Ring. Vabbè, le frecce, d'accordo, dobbiamo equipaggiarle, credo. Equipaggiamento, a distanza, capisco l'arco. Bene. Ah no, devo mettere le forze 2. Che vuole la gamba. Ah, questa è una cosa un po'. Ho preferito semplicemente. Ma guarda giù, no! Ah, no, quella è la stanza. Io ti ho fatto, no, non c'è niente. Incantesimo stregoni R2 più quadrato. D'accordo. R2 più quadrato. Ah, beh, prima mai visto di niente. Questa cosa è molto. Come si chiama? In voga, questa che è molto mio. Triangolo più cerchio. Triangolo più cerchio. Ah, ecco che ce l'ho fatta. Bella. La fenice? No, non è una fenice. Forse sì. È tipo un supporto. La risonanza con la bestia divina. Ci fondiamo. Questa è proprio me. Questa è proprio io che dobbiamo ricaricarci.
cosa? Ah, vabbè, mi ha incendiato la spada, non è vero. Non è che qualche genere non faccia più danni dell'arma incendiata che possiamo fare anche noi, però. Sembra faccia un po' di danni. Pre-glorioso, per dire le cose. Stavo per morire, però. È completo il tutorial. Oh, finalmente siamo in gioco. Ora, ragazzi, io non so se questa demo è disponibile anche su. Dopo aver riposato, vabbè, se questo qui sono tipo i luoghi di grazia, d'accordo. Non so se questa demo è disponibile anche su Xbox, non lo so, la sto giocando su PlayStation perché ho solo PlayStation al momento. Ah, quella è la fatica, mi fa. E loro una ballerina, vedo che possono fare effettivamente. Scavalca. Combat system come gioco insieme sembra essere leggermente più semplice di Nio. I nemici che sconfiggono i giocatori su altri. Vabbè, sì. Li possiamo evocare per sfidarli e ottenere i loro ordini. Queste sono tutte cose alla Nio. Tecnicamente è superiore a Nio. Secondo me è superiore anche a. Volevo fargli. Oddio. Allora, tecnicamente dal punto di vista, secondo me, del nemici. Ah, ma ucciso. Sai se ci fa salire di grado che lo uccidiamo? Non mi ricordo se fosse più così prima, Vittoria ottenuta, sì, ci ha fatto salire di un grado addirittura, perché lui era di grado 1. Quindi questo qui sarebbe diventato di 2 gradi se ci batte, perché da un po' di punti. Chissà se effettivamente diventano più forti o meno soltanto la loro fama. Aia. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo avanzare. Ho sbagliato. Allora, l'ambientazione è tanta roba. Se l'avete provato per Xbox, fatemi sapere com'è. Questa è figa, però, come cosa. Voi ci trovate semplicemente il santuario, una cosa visiva abbastanza caruccia. Mi ha rifillato tutto. Qua sono forti, cazzarola. Sto giocando semplicemente gli attacchi semplici, non vorrei provare un po' meglio il combattimento, ma sono stupido. Non ce l'ho, sono proprio temente. Con X si salta, l'ho visto pure prima, ma il problema è proprio questo. Secondo me il problema è tutto quello che ho fatto, tutto sono, spero di averlo messo, cioè se i tempi sono troppo io sono. Però il problema del tutorial è proprio questo, perché secondo me proprio tutte cose troppe cose insieme. E questo è tosto. Ma shottato! Passi fare poi. Interessante questo. Quindi questo ci ha sbloccato un punto che, di salvataggio che lui aveva bloccato perché era suo, insomma, no? Lo controllava lui. Questo è molto interessante. Ora, dall'alto mi fa uscire, però io sono sicuro che possa fare anche la diretta. Non so se me l'ha fatto vedere prima. E
Vedete, ma si sta facendo un tutorial giusto, nella giusta situazione. Allora perché mi ha rotto le scatole un quarto d'ora con un tutorial lunghissimo? Ho sbagliato la direzione. Maschera da stregone, qui non. Ah, questo non me lo consiglio. Non è al pari di quello, ok. Dovrei recuperare pure. No. Ah, io non ucciso. No, vabbè, non è vero, lo chiedo la La stamina deve essere questa qua arancia, vedete che appena quando si entra nel bar è un casino. Devo ancora capire bene come si gioca però. No! Ragazzi, questo tizio qua, che è quello che mi ha ucciso prima, aveva un aspetto simile prima, non ricordo. Via. Uccido. Stai pure tra l'altro, ti sto dicendo. Ma no, perché non ci avete pensato che devo uccidere? Scusatemi. Bestiario di cultura cinese, mi può dire se per caso c'è qualche. Questi vestiti sono proprio attendibili dal punto di vista storico, perché sarebbe molto interessante, capito? E poi vedete che questo qui è il grado di. Questo 7, questo numero che aumenta in basso, ecco questo. Ci siamo ricollegati loro prima. Vabbè. Sì, ci siamo ricollegati loro prima. Come faccio ad andare avanti? Vorrei sapere se questo grado, oltre ad aumentare la fama di questi guerrieri, no? Avrà un qualche tipo di impatto anche sulla storia, cioè senza avere un grado alto ci può avere, non so, relazioni migliori con i comandanti, perché noi siamo un mercenario, sappiamo che siamo questo mercenario che probabilmente verrà assoldato, qui non ci viene fatto vedere, ma probabilmente verremo assoldati da qualcuno, quindi... Sarebbe interessante vedere se posso cambiare razza, mi importa poco. R2 ce lo cacciamo con la prompt perché mi dà fastidio. Da qui qua no. Ma dove?
Forse, forse ci siamo, Sì. Siamo riusciti ad andare avanti. Però perso, adesso ci siamo. Ma vaffan bene, devo ritornarci su. Ma guarda tu, ma proprio ce ne vuole, oh. Non c'ho voglia di combattere con voi. Semplici altri scherzoni, quindi. Porta poco. Ho lasciato prendere voi, mamma, se dovete se non lo lascio prendere voi. Via, voglio un po' vedere come si evolve la situation. Quella zona lì, quella era chiusa prima. Cioè, nel senso che è chiusa da quella. No, mi piace quella parte lì. Allora, vediamo. Siamo in un'altra zona, finalmente. Cambieranno i nemici. Ci sarà roba. Sto con un demone. Sai come si chiamano i demoni nella questi demoni qui nella cultura cinese? In Giappone se esistessero si chiamerebbero Oni. Non credo che non ci sono, sapete? Questa vaga impressione che non abbiamo nessuno. Però questo qui ha un livello di fama di 10, quindi io ci sarei un pochettino attento, Poi io vengo dai terreni. Fatto un po' di pietà per me, io vengo dal Derrick, c'è un sistema di combattimento tutto diverso. Però questi schifi qua ci sono anche nel Derrick in modo diverso. Non riesco a fargli lo staff, però quantomeno lo ripeto su, dai. Giro della tigre, adesso qua me ne sblocca uno, qui in teoria dovrei poter salvare, me lo fai? Grazie. Beh, questa boss fight non è stata complessa in realtà, probabilmente il livello dei nemici è ancora un po' basso però, perché non credo proprio che questo sarà il livello massimo. Qui abbiamo shortcut, quindi comunque noi siamo bloccati, cioè da che parte... Ah no, ok, si può saltare così, chi lo sapeva? Ma chi lo sapeva? No, però non si fa così, Non si va così. Ma forse devo scendere da là. Sì, devo scendere da qua. Eh no, però io qui torno sempre indietro. Torno sempre indietro. Da che parte? Ah, ecco qua. Dimmi solo dove c'erano questi ripeto qua. Questo qui è un po' alla Sekiro. E anche in Sekiro si poteva salire solo dove c'erano. Anche se non sarebbe questa la strada principale, ho quest'altra leggera impressione, però può essere che mi sbagli. Allora, proviamo a fare una cosa che non andrebbe fatta, no? Non può essere proprio fatta questa cosa. Che altro? Non mi sembra che sia altro. C'è il doppio salto in aria, quindi così quando è. Quando volti si fa il doppio salto in aria. Forse andiamo da là. Perché noi siamo venuti da qua e siamo scesi. Però da qua ci siamo passati da qua. O forse sì. Andiamo da qua. Manca pure quello di la bomba incendiaria che l'altro giorno stavo giocando a Elden Ring, mi ha rotto le scatole in una maniera incredibile. Ci mancava un punto qua. Via per favore, perché sei fastidioso, sei proprio una cosa impossibile. Qui vabbè non serve a molto questa roba qua, più che altro la tenda, però va bene, ce la prendiamo. Che stiamo facendo? Allora, qui la situation si complica e non mi piace. Questo colore è mega inspirito. Questi qui assorbono colpi come spugne e arretrano a malapena. Io voglio curarmi, posso? Grazie. Sono sicuro che dopo aver finito questa cosa io farò molta fatica su Elden Ring.
non si fa premendo cerchio, oddio santo, vabbè, pace, l'ho eliminato. Quanto posso? Non credo sia un posso. Non è una cosa così brutta. Posso dire che secondo me almeno per ora tra questo e... Posso dire che per ora tra questo e Nioh è più difficile Nioh. Quindi eccoci ragazzi, come vedete è passato un po' di tempo, più di qualche ora in realtà. Nel mentre ho potenziato un po' il mio personaggio perché mi sono reso conto di averlo preso troppo debole, di livello 1 contro questo coso, non ci facevo veramente niente. Del mentre ho scoperto, mentre mi allevo un po' nel gioco, questa mossa. E voi, perché non hai corso? Perché sto giocando il The Ring e si corre in un altro modo sul The Ring, ragazzi. Però, così... No, via! No. Avevo vinto! Sì! Sì! Oddio! Un parto! Ma se questo non è il nemico più forte che c'è in questa mappa, no? Io vi mando quello più forte, come sarà? Cioè, non... Ma la porta si è chiusa solo dall'altro lato. Possiamo passare. Classica meccanica alla Souls, la con gli short. Qui so che si va da qui perché mentre mi allenavo il PG ho visto che si passava da qui. Qui c'è qualche nemico che ho visto. Poi sono scappato. Ah, tutto sotto. Buono. Da che parte vogliamo andare? Ah, sì, qua ce l'ho già stato. Sono andato fino a qua io. Poi ho capito che stavo andando avanti, quindi mi sono fermato. Qui niente. Oh! Tu? Oh! Piano, belli di mamma. Ehi, ho battuto quel coso schifoso, non faccio battere da delle scartine come voi. No, stavo cascando. Proseguiamo. Ok, altri nemici. Ho visto con la palla dell'orso. L'ho fatto cadere sotto, questa uccisione mi è piaciuta. Sì, riposiamo che ci ricarichiamo le cure. No, però non posso potenziarmi. Il bello di questo coso è che ti dice quando puoi potenziarti effettivamente. Poi ho scoperto anche quando sono questi. Qui dice praticamente che c'è stato uno che l'ha ucciso e tu lo vendichi, ti dà... Insomma, qua ti dà semplicemente dei... Te lo dice semplicemente, ma credo che poi il gioco ti dia anche dei vantaggi effettivi, tipo che so, ricompense di qualche tipo. Quando poi sarà uscito il gioco completo, ovviamente.
Qui c'è quella tigre, io esplorerei prima il resto per sicurezza, vediamo. E che c'era qualcuno? No. Vedete, gli stelli più piccoli li abbiamo trovati tutti, però... cos'è? Uno stregone, tipo. Beh, un kunai. Gli stelli più piccoli, vedete, forse no perché c'è la mia camera. Comunque, gli stelli più piccoli in alto a destra li abbiamo trovati tutti. Ci mancano gli stelli grandi, ce ne manca uno in realtà, neanche troppi. Ah no, non li abbiamo, scusate, 3 su 5. Ho sbagliato, ho detto male. È l'una, ragazzi, abbiate pazienza. Io qui eviterei di andarci, Ora, non so se voi state venuto questo coso in un solo video, però ci tengo a dirvi che se vedete queste mie discontinuità nel portare gameplay è perché purtroppo sono in video d'esami e quindi registro quando posso nei tempi di tempo. Se ho un po' di tempo preferisco anche dedicarlo a a giocare un po'. Anche perché magari voi non lo sapete, ma io sto finendo ora il Elden Ring, sono quasi arrivato alla fine. Quindi se riesco a finirlo prima o poi, sarebbe male portarci una recensione. Come al solito, iper in ritardo, però non sarebbe male. Questa tigre non è minimamente paragonabile a quella specie di drago corvo che abbiamo battuto prima. Però se non stiamo attenti ci elimina pure lei. Vedete, ci ha dato questa ricompensa che abbiamo, sto prompt che abbiamo battuto sto nemico. Però mi sembra di alcun tipo di vantaggio nel pratico poi, Un'altra. Portiamola dove vogliamo noi, Devo capire un po' il tempo ancora di questa cosa qua, però. Wow. No. Muori, schifosa. D'accordo. Quindi se saltavamo ci schifavamo tutta quella parte lì, ho capito. Sono una specie di sirene. Io spero che nella versione definitiva del gioco ci sia un bestiario, perché sarebbe proprio interessante scoprire che sono queste cose. Vedete quanto su queste, sulle loro teste c'è quest'icone, viola, vuol dire che loro hanno ucciso qualcuno. Infatti vedete, noi la ammazziamo e qui dopendo ancora i denti, a volte niente, a volte no. Però posso dire che almeno per ora è molto più divertente da giocare di Nioh, Cioè io mi sto divertendo molto di più. Ci sono un pochino di combinazioni in più secondo me, che male non fanno, Adesso sul terreno un nemico con i fulmini che usa i fulmini, cioè l'ho affrontato in realtà, non è che l'ho affrontato, l'ho battuto da poco. E diciamo che questo qua si è evocato i fulmini un attimo fa, non è che mi abbia fatto molto... ancora i traumi, che mi ha battuto un paio di volte quel tizio là, quindi... E questo qui? Chi è?
Beh, insomma, non era tanto forte. L'ho preso da dietro, attenzione, però. Dire. Any who oppose us shall know only the end of our blades. I'll crush you like the vermin you are. Ma non ha stamina sto coso. Vai, 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 attacca. No. Però, come primo try abbiamo finito a metà vita. Ci potrebbe stare. Don't get so calm. Not beaten yet. Vai, 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 vai. Sì, sì. L'ho pagato, però è andata, l'ho pagato, ma è andata. What is that power? I, General of Man, brother of the great sage mentor. No, che cosa stai a fare? I shall not betray my brother's trust. Dai, è finita la demo, ti prego, dimmi che è finita, non posso combattere anche sto coso. Oppure dimmi che mi batte obbligatoriamente, perché... Oh, oh! Riproviamo. Ok. Quanto questo tizio qui, ragazzi, secondo me, avete visto che mi è andato un po' meglio, non so se ve lo fate vedere, avete visto che poi ho perso alla fine dei conti, però quanto questo tizio conviene più parare che altro. Ok, abbiamo dato anche questo.
E soprattutto con questo tizio qui non bisogna essere avidi. Mamma mia, devo aver comprato la stagna proprio in tempo. Sono stato avido. Ah. Aia. Io ho il terrore di finire la stagna e di trovarmi sotto uno dei suoi colpi più mostruosi. Non so come sto facendo ad azzeccare tutti i tempismi, perché io in genere faccio schifo per i tempismi. Questo potrebbe essere forse il primo gioco in cui azzecco tutti i tempismi. Che poi sono una specie di Perry, questo di Migiri di Nioh. Di Sekiro, voglio dire, quale Nioh, scusate. Che sono concentratissimo qui con sto schifo. Adesso se sta cosa funziona ho vinto. Sì! È finita, dimmi che è finita. Ce l'ho fatta? L'ho eliminato? Sì. Godo. Godo, godo, godo. Adesso è finita, ditemi che è finita. Cosa? Ah, è finita. Taxiing for a plane, va bene, in inglese. Non so perché la temo impostata in italiano. Va bene. Qui se ti chiediamo cosa ne pensi del gioco, rispondendo al sondaggio che se vabbè, questo poi lo faccio impiegato per conto mio. In ogni caso, ragazzi, la demo è ancora disponibile, come vedete qua, fino al 2 ottobre, sì. Fino al 2 ottobre, che sta per arrivare, la demo è disponibile, no. Si potrà rispondere al messaggio comunque. Non so, lo scrivo nei commenti qua sotto la demo fino a quando sarà disponibile, la informo. In teoria dovrebbe essere disponibile anche su Xbox, perché il gioco è un gioco multipiattaforma, quindi dovrebbe esserci. Il gioco sembra molto interessante e divertente, come feeling dei comandi mi è piaciuto tanto, almeno per quello che ho provato. In ogni caso, poi ne parlerò in maniera più approfondita in un prossimo video, perché ovviamente andrò a montare il video, sicuramente andrò a ripensare alla cosa, poi magari me lo gioco perché voglio capire alcune cose in maniera un pochino più mirata, più profonda. Però in ogni caso secondo me ci siamo. Sto gioco sembra essere veramente molto divertente, sembra quasi come se gli sviluppatori avessero fatto un salto in più rispetto a Nioh, no? Lo trovo un po' meglio tecnicamente, anzi forse un po' più di un po', mappe un po' più grandi, combattimenti molto più divertenti, quindi ci siamo secondo me. Il già ottimo combat system di Team Ninja secondo me qui ha fatto un salto in più, almeno per quello che si è visto in questo primo boss, poi vedremo in futuro. In ogni caso ragazzi, con questo il video di oggi si conclude qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Wulong, avete provato la demo, non l'avete provata, se sì vi è piaciuta, e in ogni caso fatemi sapere anche se magari siete intenzionati ad acquistare il gioco. Alla prossima!